Campionato di promozione Girone B, si affrontano la C4 contro il Montecastello Vivio. C4 prima in classifica da sola con 25 punti, Montecastello terz'ultimo a 7 punti in classifica, padroni di casa in completo nero, completo invece bianco-azzurro per gli ospiti. Partono forti i padroni di casa, qui grande opportunità con la palla che sfiora il palo, va sul fondo, reclamano un rigore ma nulla di fatto, continua poi ad attaccare la C4 con un sinistro che viene respinto prima da un'ottima parata da parte di Palombi. Ci prova poi ancora la C4, altra conclusione e grandissimo gol da parte di Cola, il gol del numero 10, 1-0. Ha fermato però tutto l'arbitro per un fallo in attacco. Il gol quindi non è buono, però il gol lo fa Fondi di tacco, 1-0 per la C4, grandissimo anticipo sul primo palo, grandissimo colpo di tacco. C4 quindi in vantaggio, il Montecastello poi prova a reagire con una conclusione bloccata da Pallotta, sempre la C4 in avanti che cerca il raddoppio, il cross e la clamorosa chance sciupata da Cola che di testa da due passi la mette sul fondo, sempre il numero 10 il più pericoloso, qui entra in area di rigore, si libera di due avversari, grandissima sterzata, viene messo giù, calcio di rigore in favore della C4, giocata pazzesca da parte di Michele Cola, si presenta lui dal dischetto che col mancino spiazza il portiere, fa 2-0 dopo il gol annullato. Il gol lo trova il raddoppio della C4 che poi ha la chance di chiudere del tutto la partita, si divora un gol clamoroso con la parata da parte di Palombi, grandissima chance per il 3-0 della C4. Montecastello che in balia totale dell'avversario, distanza in classifica si vede in campo all'intervallo, quindi 2-0 per i padroni di casa, che poi anche complice con un regalo da parte degli ospiti rischiano di trovare il gol del 3-0. Si salva in qualche modo il Montecastello che poi prova a reagire, la conclusione bloccata però da Pallotta, si salva in qualche modo la C4 che rimane avanti di due gol, poi un'incomprensione ancora tra Pallotta e un suo difensore, in qualche modo riesce poi a rimediare sui sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa a botta sicura che sbatte sulla traversa da parte di Donnola, clamorosa, no, da parte, scusate, del numero 5 Baldoni, clamorosa chance per il Montecastello di riaprire la partita. Un calcio di punizione dal limite, la palla che scende non lontana dall'incrocio dei pali, Montecastello che sicuramente nella ripresa si fa vedere di più in avanti, ci prova con un altro calcio di punizione, la palla che termina però larga. L'incontro termina quindi 2-0 per la C4. Partita dai due volti, primo tempo abbiamo sofferto come pochi contro una squadra che sa quello che fa, quindi giocatori esperti che hanno le spalle larghe e sanno gestire certe situazioni. Secondo tempo abbiamo capito che se continuavamo così non potevamo neanche provare a riaprire la partita, e credo che almeno un gol ce lo meritavamo per quello che abbiamo fatto il secondo tempo. Però secondo me il risultato è giusto, c'è troppa disparità, diciamo, di esperienza soprattutto in questo momento, se poi noi siamo costretti a giocare con 5-6 fuori quota e con un solo cambio in panchina diventa difficile per tutti, soprattutto contro una squadra ad alto livello come la C4. Una partita che ci regala tre punti importanti, che ci proietta verso la partita di domenica prossima, che sarà una partita difficilissima contro la Vis, perché una nostra contendente alle primissime posizioni in classifica, ma soprattutto un derby che entrambe le squadre sentono e sentiranno. È un buonissimo primo tempo dei ragazzi, perché la partita l'avevamo preparata per cercare di entrare aggressivi e di chiuderla il primo tempo, purtroppo non ci siamo riusciti, infatti tra il primo e il secondo negli spogliatoi sono rientrato un po' arrabbiato, perché poi ci siamo
letteralmente divorati quattro occasioni da gol, e magari rientrare il secondo tempo con un risultato un po' più rotondo come il 3-0 ci avrebbe permesso di affrontarlo in maniera un po' più tranquilla. Complimenti a Montecastello perché il secondo tempo hanno fatto forse un pochino meglio di noi, infatti hanno avuto un'occasione, hanno preso una traversa, noi abbiamo perso le proprietà di palleggio e abbiamo rischiato qualcosina. Importante che abbiamo preso zero gol ed è la terza partita di fila, quindi la difesa è tornata a lavorare molto bene, c'è qualcosa da correggere in attacco perché se hai le occasioni comunque le devi fare, e niente, palla al centro e testa a domenica prossima.